Lasciamo stare. Perché pensa a tutt'altro? Vuoi venire tu che ci sono le donne in questo cazzo? È stata organizzata questa cerimonia che è un momento simbolico dove vi prendete gli onori di un momento di sacrificio, anche avete dedicato delle serate e del tempo libero alla vostra formazione. La formazione permette di socializzare, di entrare in una dimensione diversa. E dunque per questo è un percorso spesso molto bello da affrontare. Negli ultimi tempi la formazione diventa sempre di più una necessità, e questo forse è un po' meno simpatico, un po' meno nobile, è una necessità che ci porta a seguire dei percorsi di formazione per rimanere competitivi e dunque per acquisire delle competenze che ci permettono sul mercato del lavoro di accedere a delle posizioni, a fare carriera o semplicemente a migliorare la nostra situazione economica. Questo è un momento particolare per tutti gli impiegati di commercio e della vendita. La pressione esterna del mercato del lavoro è indubbia, le condizioni sono cambiate, si vedono chiare pressioni sui salari, le condizioni di lavoro tendono a peggiorare, il lavoro diventa precario, il lavoro cambia. E dunque la formazione non è solo una strada per accedere a posizioni diverse, a fare carriera, a migliorarsi o semplicemente evolvere come persone, ma è anche una strada per rimanere dentro in qualche modo, perché il mondo va veloce e questi sono anni dove questo refrain della tecnologia che dovrebbe cambiare tutto il nostro mondo è una costante, è una musica che sentiamo ripetere. E a dir la verità, non sempre si hanno le idee chiare di cosa sta succedendo. Un nuovo corso, operatore di progetti digital e social media, un corso organizzato in collaborazione con DigiTool. Ci siamo rivolti a professionisti del settore per formare persone che all'interno delle aziende sappiano in modo professionale gestire i nuovi mezzi di comunicazione, che stanno diventando quasi l'unico mezzo per comunicare con il mercato e con il cliente. Il secondo corso che inizierà in autunno è il corso di Event Manager, manager di eventi, e entrambi queste nuove proposte credo che poggiano su una convinzione che è quella che, come è stato anche in futuro, la competenza della comunicazione diventa e rimane strategica per il mondo delle aziende. Cosa possiamo dire con ragionevole certezza dell'impatto di queste tecnologie? Potremmo dire che i posti di lavoro diventeranno più confortevoli, più sicuri e più salvi, perché la tecnologia supporterà l'uomo nel fare tante operazioni, che in qualche caso lo sostituirà anche, sicuramente nei lavori più usuranti, più ripetitivi. Possiamo dire che renderà il lavoro più affidabile, più veloce, più preciso, perché potremo avere a disposizione informazioni mirate in grande quantità in tempi brevi. Possiamo anche dire che grazie a queste tecnologie potremo, se le useremo bene, migliorare la qualità della vita, avere maggiore flessibilità, può aiutare magari chi ha qualche disabilità a fare un lavoro che altrimenti non potrebbe fare. Quindi è chiaro che abbiamo tante possibilità di impatto positive in tutte queste tecnologie, così come, e lo vediamo già oggi, tutti i giorni nascono tante professioni nuove, nascono professioni nel mondo dei prodotti e dei servizi, nel mondo del design, dei materiali, dell'after sale, quindi dei servizi post vendita, della gestione del fine vita, dei prodotti, tutto il mondo del marketing, del trading, dell'e-commerce sta aprendo moltissime opportunità, se pensiamo a tutto quello che offre il web, il corso
che offrite voi è perfetto. Social e digital oggi sono delle parole chiave del vostro ambiente di lavoro. E poi tutto il mondo delle tecnologie, dei macchinari, delle piattaforme IT, quindi tutti questi sono settori che offriranno moltissimi posti di lavoro nuovi in prospettiva e che cambieranno anche i lavori che oggi si fanno già. Esistono anche delle mappe che descrivono i lavori che verranno nei prossimi anni in base anche alle tecnologie o al settore industriale di riferimento. Quindi esistono veramente tante opportunità che arrivano. Ed esistono anche, forse anche questo l'avete già visto, delle analisi che dicono quali saranno le competenze che serviranno. E qui è corretto quello che diceva prima il vostro direttore, che cambieranno le competenze richieste. Anche qui non c'è una trasformazione radicale. Se vedete, le competenze che si prevede saranno richieste nel 2020, però 8 su 10 sono le stesse del 2015. Alcune cambiano, verrà chiesta in particolare l'intelligenza emotiva e la flessibilità cognitiva. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che quelle doti che caratterizzano più, diciamo, le capacità intrinseche dell'uomo, quindi la emotività, la creatività, la possibilità di ragionare in modo complicato, magari su concetti diversi, verranno maggiormente valorizzati. Buonasera a tutti anche da parte mia, benvenuti a questo evento, questa cerimonia che, diciamo così, chiude questo intenso anno di formazione, intenso per tutti, per voi che avete frequentato i nostri corsi, così come per i nostri formatori e i responsabili didattici che hanno collaborato all'organizzazione e all'erogazione dei nostri corsi di formazione continua. Ne avremo ancora per un paio d'ore, ce la fate? No, scherzo. Andremo molto sprint. Le classi che dovremo premiare sono diverse, sono una decina. Vi do qualche numero sui corsi che abbiamo erogato nell'anno scolastico 2016-17. In totale sono 19 classi, 19 corsi, per un totale di 375 persone in formazione. Numeri sicuramente significativi per un istituto di formazione come il nostro, che dimostra un po' quella che è l'importanza della formazione continua per prospettive di carriera basate su quella che è una solida formazione, a beneficio ovviamente anche per le aziende che a loro volta dispongono di personale qualificato e costantemente aggiornato. Allora, partiamo con la consegna degli attestati di frequenza per il corso di contabilità con pratica al computer. Chiamo la nostra responsabile didattica Ruth Corneo e Caterina Mai. Un bel applauso. Tutti raggruppati. Corso iniziato nell'autunno del 2016, più o meno 140 ore di formazione, volto al conseguimento di un certificato cantonale di contabilità.